Siamo sempre stati mentalmente al 10%, sia per umiltà che per senso della realtà, perché poi le variabili di una corsa come questa sono veramente tante. Sapevamo di aver fatto un ottimo dossier, un dossier molto apprezzato insomma, dalla Commissione, almeno per quello che c'era parso di capire, di carpire, ma non bastava perché poi, insomma, le variabili sono tante in una corsa come questa. Credo che grazie all'impegno di tantissime persone si sia fatta anche in occasione dell'audizione del 3 marzo, quella che insomma, a volte si chiama nelle coppe, no? la partita perfetta, no? Sia nei tempi che nei contenuti che nei giocatori, anche con delle scelte dolorose, no? Di scegliere alcune figure rispetto ad altre, con tutto quello che potevamo raccontare, però insomma, penso che l'audizione sia stata uno dei marchi di fabbrica di questa candidatura che ha contribuito a darne un po' la credibilità, insomma, no? A dimostrare che insomma, quello c'era scritto, eravamo già in grado anche di realizzarlo live attraverso in parte l'audizione. Detto questo, appunto, una gioia enorme per tutto il territorio, per la città, per tutto il territorio provinciale. Ringrazio i sindaci che ci hanno creduto, che ci hanno dato la spinta anche decisiva, il presidente della provincia, la regione con cui potremo ora fare veramente questo lavoro anche di partnership e di amicizia con Ascoli nel contribuire assieme a realizzare anche il loro programma e comunque fare una grande festa per le Marche nel 2024. E ovviamente diciamo, un risultato come questo, una prospettiva come questa, dà anche la responsabilità di fare bene perché è un'opportunità che tutta la nostra provincia, tutto il nostro territorio non può perdere, di visibilità, di fare emergere le tante cose straordinarie che già e che magari hanno bisogno di qualche riflettore in più, come la Capitale 2024 può dare e come appunto era anche negli obiettivi di questo traguardo, sempre guardando tra l'altro avanti anche al tema della Capitale Europea 2033, per cui ovviamente siamo ancora più in corsa ed è un'altra cosa su cui ci troveremo a lavorare domani. E lasciatemi anche una dedica, naturalmente più di una dedica, anzi sia a Daniele Tagliolini, naturalmente, che ci ha lasciato nei giorni scorsi e che rappresentava anche l'essenza del titolo della nostra candidatura, che è la natura della cultura, avere sempre legato innovazione, tecnologia, visione strategica di un territorio provinciale, e anche Alex Eusepi, che invece era parte, diciamo, del mattone di partenza di questa candidatura, che era il quartiere, attraverso anche il lavoro del quartiere capoluogo della cultura, e anche lui non può essere con noi a godersi questo momento, ma è sicuramente tra gli ispiratori e tra quelli che in ogni momento ci hanno motivato, e anche in una provincia che ha sofferto tantissimo negli ultimi 2 anni per il Covid, con centinaia e centinaia di morti, ma anche a tutti gli artisti che ci hanno lasciato in questi 2 anni, spesso anche molto giovani, per vari motivi, in primo luogo questo, e sono presenti nel cuore, sono presenti nel dossier, sono presenti nel programma che andremo a portare avanti, a partire da tutta la menzione che ha avuto Oceano Adriatico dentro questo racconto. E in ultimo un pensiero, ma quello insomma è già storicizzato all'interno del dossier, a tutte le fonti di ispirazione. A volte si dice essere nani sulle spalle dei giganti, e forse questo è il caso, no? Cioè di poter guardare in là, poggiando insomma su quanto di grande fatto da tanti nei decenni e nei secoli precedenti. Intanto oggi è anche il compleanno l'anniversario di matrimonio di Rossini, sarebbe 200 anni fa il suo matrimonio, quindi gli abbiamo fatto anche, credo, un bel regalo di matrimonio, di nozze, penso che l'avrebbe apprezzato, e così come tutta l'eredità di Massimo Dolcini, che è stata trasversale a tutto il dossier di candidatura e che è una dei sensi di responsabilità e di orgoglio anche della città che portiamo avanti assieme a tutti gli altri che abbiamo citato, raccontato, che proveremo con umiltà ma anche con molta determinazione a realizzare.